By Wine Toscana. Ci troviamo alla Fortezza d'Abbasso per l'edizione annuale di questa rassegna che mette in contatto i produttori di vino della Toscana, le aziende vitivinicole con buyers internazionali. Sono tanti gli incontri fissati durante questi due giorni con trattative, degustazioni e promozione e vendita del vino a buyers internazionali. Un'occasione per le piccole cantine che da sole durerebbero fatica ad aprirsi ben 40 mercati pensate a livello internazionale in tutti i continenti, arrivano buyers qua a Firenze per assaggiare, degustare e soprattutto acquistare. Il presidente di Camera di Commercio ha indicato un contratto, allora riusciamo a far chiudere le cantine, quindi una grossa opportunità per le piccole e medie imprese toscane, ma noi andiamo ad ascoltare nelle nostre interviste il taglio del nastro e l'inaugurazione di questo evento. Torniamo di nuovo a parlare di vino con un evento dedicato ai grandi buyers internazionali. Questo è un evento By Wine che giunge alla 14ª edizione. Questa longevità testimonia la bontà del format, è un format che coniuga digitale a incontro in presenza. Abbiamo nei mesi scorsi fatto incontrare le imprese toscane con i grandi buyers internazionali, c'è stato un matching, una profilatura sul digitale fra le imprese e i grandi buyers. Con l'occasione di oggi e di domani si incontrano le parti, quindi con incontri già preagendati, oltre 3.700 incontri. Questo, come dicevo, è un format ibrido, digitale e in presenza, che vede per questa edizione 240 aziende incontrare quasi 200 buyers internazionali selezionati e, voglio dire, rappresentativi in molti casi della grande distribuzione internazionale, provenienti da 41 paesi del mondo. Il nostro ruolo è proporre le nostre aziende all'estero in modo da valorizzarle. Questo è un evento clou, è l'evento più importante B2B a livello nazionale e sono contento anche di ripetermi rispetto all'anno scorso, perché quando si arriva a sfiorare il 100% di soddisfazione, bisogna essere contenti di ripetersi. E quest'anno è lo stesso. E quest'anno abbiamo anche dati dell'ultimo momento. E sappiamo che i nostri imprenditori hanno espresso più like possibili su determinati tipi di mercato, determinati tipi di nazione.